63. La prigione. Cerchio Marina attraverso Attilio M. Soggetto. Proverò ad essere semplice. Non so se è chiaro, perché da questo momento riprendiamo vecchi discorsi. Che cos'è il quotidiano se non ciò che la vostra mente separa in attività importanti e non importanti, in attività necessarie e in attività realizzanti? Soltanto questo è il vostro quotidiano, ciò che la mente separa, ciò che la mente stabilisce come prioritario o secondario, ciò che la mente declama come realizzante o come penalizzante. Questo è il vostro quotidiano, ma cos'è che la mente opera se vi affidate alla mente? La mente non può che costruire giorno dopo giorno la prigione del vostro quotidiano, perché sia che vi realizziate, sia che affermiate che non vi realizzate, il vostro quotidiano diventa una gabbia, cioè la gabbia dentro la quale la vostra mente prolifera, per così dire, se stessa. Questo significa che ogni definizione che date del quotidiano non è altro che la manifestazione di ciò che è la mente. Quindi non è vero che da una parte evolvete e quindi dovete stare attenti a come giudicate e via dicendo, e che dall'altra vivete un quotidiano che non è comunque così importante per la vostra maturazione o per la vostra evoluzione. È vero che il vostro quotidiano è tutto ciò che avete, ed è soltanto quello che avete, pensateci bene, solo quello. Non c'è niente che esca dal quotidiano, niente poi niente, perché anche quando fate un piccolo atto e lo fate in nome e per conto, mettiamo caso del divino, non fate altro che sviluppare qualcosa che si situa nel quotidiano. Il quotidiano è tutto ciò che avete, il quotidiano è tutto quello che vi alimenta, il quotidiano è soltanto ciò che vi è stato posto davanti affinché possiate scoprire l'inganno della mente, quando essa distingue e separa sia dentro il quotidiano o tra il quotidiano ed altro. Ma nel quotidiano c'è anche la possibilità di scoprire che tutto quello che vi accade all'interno del quotidiano stesso ha un unico scopo, cioè quello di farvi mollare le distinzioni. E voi mi potreste dire, ma ci sono dei fatti straordinari, ci sono dei fatti che escono dal nostro quotidiano, ed io vi dico di no. Nessun fatto esce dal vostro quotidiano, perché anche i fatti più mirabolanti creano un quotidiano. Saranno dirompenti nel momento in cui avvengono rispetto ad una vecchia modalità di vivere il quotidiano, ma creano un nuovo quotidiano. Se vivete un terremoto e il terremoto distrugge la vostra casa e distrugge il luogo dove lavorate e distrugge ciò che consente a voi di lavorare, si crea un altro quotidiano e quest'altro quotidiano è immediatamente stigmatizzato dalla mente, che sottolineerà in una forma diversa ciò che è necessario e ciò che vi realizza. Non c'è niente che esca dal quotidiano. Tutta la vostra evoluzione passa per il quotidiano, anche se vi abbiamo detto non c'è evoluzione, ma per il momento stiamo dentro questo concetto. Quindi il quotidiano è ciò che segna tutto quello che avete come possibilità per distruggere il tempo che attraversa il vostro quotidiano. Che cos'è il quotidiano se non ciò che la mente utilizza come distinzione fra ciò a cui dare tempo e ciò a cui non dare tempo, ciò a cui assegnare un tempo che possa dilatarsi e ciò a cui assegnare un tempo minimo? Questo è il vostro quotidiano, ma questa non è altro che un'operazione che la mente fa per poter affermare la sua struttura. Ed allora il problema è che cosa potete fare per scalzare questa struttura,
per metterla in crisi, per far sì che manifesti tutto il suo limite? C'è un unico modo per mettere in crisi il vostro quotidiano, il che vuol dire per mettere in crisi tutto ciò che avete, per mettere in crisi tutte le vostre possibilità di maturazione, per mettere in crisi tutta la vostra maniera di gestire il tempo, ed è quello di disconnettere ciò che la mente unisce. Che significa affermare che la mente è in continuazione soggetta alla martellante attività di chi vuole disconnettere, quando costui si accorge che non c'è niente di ciò che la mente afferma? Significa che da quel momento l'individuo coglie tutta l'illusorietà che la mente recita ogni qualvolta vi dice: questo è importante, questo non è importante, questo va fatto così, quello va fatto colà. E non intendo nel modo concreto, ma nell'intensità con cui viene fatto. Questo deve essere indispensabile, l'altro può essere semplicemente utile. Quando qualcuno coglie che tutte queste distinzioni sono per la mente un sottile modo di inibirvi al flusso della vita, allora comincia a disconnettere. E disconnettere significa, come primo passo, dubitare di ciò che la mente vi sta dicendo sul vostro quotidiano. D'ora in poi non mi interessa più parlare della vostra evoluzione, ma mi interessa parlare del vostro quotidiano, perché è tutto ciò che avete. Il primo passo è dubitare di tutto ciò che la vostra mente dice rispetto al vostro quotidiano. Ma se cominciate a dubitare, vi troverete talvolta impacciati nell'agire nel vostro quotidiano, questo è vero, ma non importa, poiché è un pedaggio che dovete pagare e vi troverete impacciati perché ciò che prima era chiaro alla vostra mente, e cioè che questa azione è indispensabile e quindi va fatta con questo tempo, che l'altra azione è utile e quindi va fatta con un altro tempo, che l'altra azione, oltre che essere utile, è importante, gradevole e quindi va fatta con un altro tempo ancora, tutto questo salta. E nel momento in cui salta, vi trovate davanti una situazione nuova. Quindi il primo passo, torno a ripetere, è quello di dubitare di ciò che la vostra mente dice del suo quotidiano. Il secondo è quello di cominciare a chiedervi che cosa è veramente importante nel vostro quotidiano, se perdete la certezza che ciò che la mente dice sia importante. Ed allora vi troverete di fronte a una difficoltà, cioè la difficoltà di chi non sa più cos'è importante, se non quello che è indispensabile dal punto di vista del tempo sociale, ma riguardo a se stesso non sarà più chiaro che cosa è importante e questo è un tunnel attraverso cui passare, questo è un tunnel attraverso cui la mente deve piegarsi. E se voi non sapete più bene cosa è importante, tolto ciò che la società e i vincoli sociali e relazionali in senso stretto vi impongono, se non sapete più cos'è importante per voi o comunque se dubitate di ciò che ritenevate importante, entrate in una fase in cui è possibile la disconnessione. Che cosa significa disconnettere in termini succinti? Significa avviarsi verso una strada in cui voi non saprete più chiaramente quale cosa dovrete fare per voi, se non ciò che vi consente ovviamente di vivere e di sottostare agli obblighi sociali. Vuol dire entrare in una situazione in cui non è agevole stare, in cui non è amabile stare, in cui qualcosa di voi si distrugge. Inoltrarsi dentro la disconnessione significa avviare il più grande paradosso che l'uomo possa mettere in atto. Non c'è paradosso più grande, no, non c'è. Avviarsi dentro lì significa riaprire la questione del chi in maniera più radicale
e noi lo faremo a poco per non confondervi. Se uno di voi comincia a disconnettere, ricordate, entra in questo paradosso. Io chi sono se non colui che di volta in volta, di fronte a un'azione del proprio quotidiano, è costretto ad entrare nel dilemma se farla o non farla, senza più il sostegno di tutto ciò che aveva costruito precedentemente? Mi fermo e lascio a voi valutare le conseguenze di una simile affermazione. Voce della Quiete, punto, Vaiano, @gmail.com